Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere la seconda missione di Warhammer 40.000 Conquest, seconda missione che in base al vincitore della partita andrà a influenzare la missione successiva che è la missione numero 3. Quindi giocheremo la seconda missione, segnerò chi sarà il vincitore e poi quando vedremo la prossima settimana la terza missione andrò a dirvi giustamente. Allora, essendo che ha vinto questa fazione, avrà questo vantaggio. E parecchie missioni saranno così, non tutte. Ci sono alcuni fascicoli che hanno una singola missione, una sola missione che non va a influenzare nessun'altra missione successiva, ovviamente, dello stesso fascicolo o di quelli successivi. E niente, che dire. Direi di andare subito, immediatamente, a vedere la preparazione della partita e poi andare a vedere la partita in sé. Eccoci qua allora con l'obiettivo della missione. Io l'ho già letto, ve lo faccio anche leggere a voi, quindi mettete in pausa il video. Questo appunto è la storia, cioè quello che sta accadendo in questo momento sul pianeta. E poi qua dietro abbiamo l'obiettivo. Allora, intanto si va a schierare, quindi conquista materiali. Questo appunto è l'obiettivo. Allora, vedete che il tappetino è girato dall'altro lato vuoto e abbiamo le due zone di schieramento e con il container e le casse e il barile appunto messo qua al centro. Gli altri bisogna metterli ovviamente come si è visto nel tutorial 21, quindi vari obiettivi. Allora, le armate sono queste. Per la Death Guard abbiamo 3 Plague Marines, 12 Poxwalkers, Lord Feltius con la Tainted Curse. E per gli Space Marine abbiamo 5 Intercessors, 2 Hellblaster, 3 Aggressors, 5 Reavers e il Lieutenant Cassius. Per lo schieramento, semplicemente dopo aver collocato gli altri elementi scenici, poi appunto ve li faccio vedere come li ho messi, i giocatori spareggiano, chi vince sceglie la zona di schieramento e il giocatore che non ha scelto la zona di schieramento ha il primo turno. Gli obiettivi della missione sono questi, ve li faccio vedere, e niente, appunto questa è la missione. Adesso andiamo a vederla andiamo a giocare, insomma. Allora, vi faccio vedere appunto il campo di battaglia come l'ho messo. Qua ho messo un container con i barili, qua c'è il container con i barili e le casse come ho messo nel tutorial, e là ho messo un altro barile con casse, barili con casse e gli altri barili, cioè un altro container con i barili e le casse. Il tiro l'ha vinto la Death Guard, che ha scelto questo lato di tavolo a 6 pollici dal bordo del tavolo e lo schieramento. Sono ovviamente entrambe le armate al limite, quindi questo vuol dire che gli Space Marine hanno il primo turno. Allora, per la Death Guard qua ho voluto mettere qua dietro i container le unità da 12 Poxwalkers, qua abbiamo i 3 Plague Marines e poi Lord Feltius con la Tainted Curse, l'ho schierato in orbita, entrerà poi più avanti nella partita. Per quel che riguarda gli Space Marine abbiamo qua dietro un'unità da 5 Reavers ben nascosta. Qua abbiamo i 3 aggressor con il Lieutenant Cassius. Là abbiamo un'unità da 5 Intercessor con dietro un'unità da 2 Hellblasters. E niente, quindi possiamo cominciare la partita. La partita la comincia gli Space Marine. E direi subito di far avanzare direttamente loro. Quindi fase di movimento, facciamo avanzare gli aggressor, che avanzano di, se non sbaglio, l'aggressore avanzano di 5, di ben 8, magari non spostando nulla, di ben 8 pollici, ma a me torna molto meglio fare in questo modo. Quindi farli avanzare di 3 e 3-6. E poi altri due pollici, magari li faccio andare qua.
Ok, uno viene qua, questo viene qui e questo viene qua. Ok, molto bene. Allora, gli aggressor hanno avanzato. Avanza anche Lieutenant Cassius. Avanza di ben 6 più 3 di ben 9 e lo andrei a mettere praticamente dietro gli aggressor. Faccio anche avanzare, no, voglio provare a li muovo normalmente di 6, non è che li vado a far avanzare, quindi li muovo di 6 qua. Così, idem per gli Hellblaster dietro e i Reavers. Anzi, no, scusate, ho cambiato idea. Le loro li faccio avanzare, i Reavers, scusate, e i Reavers avanzano. Avanzare di ben 6. Allora, 6, 6, 12. Quindi fanno, allora, 3 per andare sopra, 4, 5, 6, 7. Quindi 7 per andare qua, 8, 9, 10, 11, 12. Poi avanzano di altri 5. Potrei anche mandarli qua, no, ma mandiamoli qui direttamente. Allora, è praticamente fino qua. E quindi questi. Ok. Ci stanno tutti. E i Reavers hanno avanzato. E gli Hellblaster anche loro avanzano di 6 più 1. Le faccio anche vedere 7 e li mando verso di qua. Ok, allora, ok, quindi fase di movimento terminata, fase psionica non c'è, fase di tiro nemmeno perché tutti quanti sono avanzato. Fase di carica ovviamente no, perché hanno avanzato, quindi nulla. Tu fine turno, spese marine, inizio turno, primo round, secondo, primo round, turno della Death Guard. Allora, facciamo la fase di movimento, dove loro volendo possono anche avanzare. Vediamo un secondo però. Allora, i Plague Marines hanno, allora vediamolo insieme. Allora, 24 pollici fucile al plasma, 24 pollici, quindi è direi abbastanza. Fino a qua è 12, la metà è 24, quindi non sono in lunga, possono tranquillamente sparare. Io però li voglio far muovere normalmente, quindi loro si muovono normalmente di 5. Ecco qua. I Poxwalkers invece se ne stanno tranquillamente là. E sì, perché altrimenti se provano ad avanzare ora verranno crivellati in una maniera allucinante. Quindi alla fine della fase di movimento voglio vedere se riescono ad entrare i signori che secondo il regolamento sulla loro scheda tecnica devono essere schierati alla fine della fase di movimento della Death Guard a più di 9 pollici da qualsiasi modello nemico, e però è a più di 9, a più di 9 sarebbe a 9 da loro, quindi no, non, per ora non possono essere schierati. Io volendo potrei anche schierarli dal davanti, però per il momento stanno lì, magari se riesco a farli entrare nelle retrovie sarebbe interessante. Quindi fase di movimento terminata, loro non entrano, ovviamente se loro non riescono ad entrare prima della fine della partita vengono considerati come modelli uccisi. E fase di tiro, allora loro tre sono
Sparano sui Reavers, lui usa il lanciagranate, lui il fucile a plasma non sovraccaricato e lui il fucile Requiem. Allora andiamo con il lanciagranate che spara due colpi. Ah, aiuto! Allora, sparerà due colpi con A. Dov'è? AC, AB 3 o più colpito. Forza 6, resistenza di River è 4, quindi altri. Uno solo ha colpito, quindi abbiamo un colpo, quindi un tiro salvezza con il meno 2 del VP al 5 che salva perché ha fatto 6. Poi abbiamo il fucile, sono in corsa almeno, cioè sono in cadenza rapida. Sì, sono in cadenza rapida, ok. Poi abbiamo i due colpi perché sono in cadenza rapida del fucile Requiem, uno schifo, lasciamo stare, e poi due colpi del fucile al plasma, che è anche quello in cadenza rapida, quindi al 3, solo uno, al forza 7 resiste al 3, colpito, abbiamo un bel meno nulla, meno 3, no, cavolo, meno 3. Ha valore di penetrazione, quindi al 6 salva, però fa incredibile, ma fanno 6, quindi il fuoco per ora dei Plaguemines non è servito assolutamente a nulla. Fase della carica, beh, loro ovviamente non possono sparare. Fase della carica, potrei provare a caricare, però poi mi ritrovo circondato da loro. Però in questo momento potrei anche provare a farlo. Sì. Allora, provo loro, provano a caricare qui i river. Perché se poi caricano loro è peggio. Ovviamente loro tirano di reazione, quindi fanno 5 colpi con quello che colpiscono al 6, nemmeno 1. E quindi i Plaguemines caricano di 5, 6, 7, che però mi sa che non ci arrivano perché c'è 12, diciamo, di distanza. No, infatti non ci arrivano, peccato. Quindi niente. Carica nulla, combattimento non c'è nulla. Fine turno Death Guard, fine primo round, si va al secondo e sta ai spesa agli Space Marine. Allora, per i River direi che tranquillamente possono anche avanzare, sparare e poi proviamo a farli caricare. Quindi muovono di 6. Vediamo un po' di riuscire a farli fare qualcosa. Dunque, gli aggressor, loro gli aggressor si muovono di 6, no, di 5, giustamente. Quindi si muoverebbero tipo di 4 e poi andrebbero uno qua sopra e gli altri qui sotto, che non sarebbe malvagio in effetti, però forse non lo so, non lo so. Beh, loro avanzano perché è inutile comunque tenerli là. Questo non serve per il momento. Avanzano di 7. Quindi avanzano di 7, diciamo che avanzano fino qui e tengono questa linea così loro si faccio anche avanzare, ho fatto 2, ma li metterei comunque tipo qui in cima. Comunque fanno 6, 7, 8, quindi c'è 4 più 3 ci arrivano. E loro dunque, interessante. Facciamo una bella cosa. Loro si muovono e di cui uno va uno e tre qui. Questo va qua e questo sta qui dietro. Calcius, idem va qui dietro. Ok, fase di movimento terminata, fase di tiro. Allora loro sparano con la pistola qua sopra. Sono un colpo ciascuno, quindi sono 5. Con AC, AB scusate, al 3. Ok, sono soltanto 2 che fanno
Forza della pistola 4, resistenza 5 al 5, allora lo feriscono 1, punto, che fa un bel tiro salvezza del 3 e si salva. Bene, allora loro non hanno avanzato, loro volendo potrebbero anche fare fuoco, gli aggressor hanno una gittata di 8 pollici, non so se arrivano da qualche parte. Sì, arrivano esattamente qua, però arriva soltanto uno di loro, per caso. Quindi soltanto il sergente sparerà qua sopra, quindi sparerà i suoi con i guanti Flamestorm, fa 2 di 6 di attacchi, fa 8 attacchi, sono 2, 4, 6 e 8. Ha fatto 4 resistenze 5 al 5. Visto che fa colpi automatici, sono 3 ferite. Ok, 3 ferite, 3 ferite. Un po' di 3 ferite, scusate, niente, VP, quindi altri, quindi tutti salvi. Quindi non è successo esattamente niente, peccato. E gli Hellblaster hanno una bella gittata, se non sbaglio. Beh, hanno 30 pollici di gittata. La misuro un secondino. Scusate. Con il metro a nastro, a 30 pollici ci arrivano. Non sono in cadenza rapida, peccato, però ci arrivano. Quindi potranno sparare due colpi su di loro. Quindi gli Hellblaster fanno due colpi a B 3 o più. Uno è andato e l'altro. Forza 7, resistenza 5 al 3 e lo prende con un VP di meno 4 e sono potenti del blaster, quindi loro tirano solo disgustosamente resistente perché andrebbero al 7 e quindi uno ci lascia le penne perché fa un danno, quindi direi che lui muore. Bene. Poi abbiamo loro che hanno avanzato, se non sbaglio, no, loro si sono mossi normalmente, che hanno un po' più indietro. Quindi sì, loro possono sparare, solo loro tre, sparano qua, sempre a 30, se non sbaglio. Per un pelo non sono in cadenza rapida, quindi ci arrivano, non sono in cadenza rapida però sparano comunque due colpi al 3. Sto mettendo a fuoco nulla, non so come mai. Ok, quindi al 3. Quindi un 4 e un 2. A 5 ho fatto un interessantissimo 6 che l'ha preso, quindi un tiro di salvezza del 3, facciamo un tiro disgustosamente resistente e niente, quindi c'è un altro morto e niente, poi direi che loro caso se non spara loro caricano. C'è lui che reagisce, facciamoli sovraccaricare il fucile, tanto appunto per come è messo. E niente, colpisce al 3, preso, sono due colpi che colpisce al 3. Me lo faccio anche vedere, così lo vedo meglio anch'io. Allora, sovraccaricato, allora, forza 8 con meno 3 di VP, allora, forza 8, resistenza 4, è il doppio al 2. Ok, ha preso meno 3 al VP, quindi siamo al 6 e niente, perché appunto fanno 4 e 3 di danni. Questo affare sovraccaricato fa la bellezza di 2 danni, quindi sono 2 danni l'uno, quindi sono 4 danni, sono 2 morti. Ok. E poi caricano. No, scusate.
No, ho sbagliato. Allora, perché è un 6, quindi soltanto se colpisce, quindi nulla. Nessun morto, loro caricano in modo pesante. Sì, 4, 5, 6, 7 dovrebbero arrivarci, scusate. Ci arrivano e quindi nulla. E basta. Quindi c'è il combattimento, facciamo subito i liver che fanno esattamente. Ah, ve lo faccio vedere. Allora, fanno due attacchi l'uno più. Fanno un attacco addizionale. Quindi loro fanno tre attacchi l'uno. Sono 3, 6, 9, 12, 15 più 1, 16. Quindi facciamo i primi 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma credo che bastino altri comunque. Allora, AC Deliver è sempre al 3. Questi ovviamente nulla. Fanno questi. Forza del modello che è 4 contro resistenza 5 al 5. Ok, ho fatto soltanto una ferita. Vediamo se lui si salva. Tiro salvezza VP nulla, quindi al 3 tiro salvezza salvato. E abbiamo detto abbiamo fatto 10, sono 3, 6, 9, 12, 15, 16, quindi sono altri 6 che devono andare sempre al 3. Ok, sono 3 al 5, che è solo 1, appunto, eccolo qua. Uno che va a niente, al 3 e si salva. Peccato, ma grande volta perché il champion è forte, ragazzi. C'è poco da fare. Risponde quindi il plug champion a questo punto. Con i due attacchi, facciamoli sì, facciamoli due attacchi del maglio potenziato. Quindi al 4, solo uno. Forza del maglio, forza per 2, quindi forza 8, resistenza 4 al 2, che lo prende, attenzione, lo prende meno 3 di 3 danni, quindi fa meno 3, quindi si salva al 6 e si salva, ha fatto esattamente 6, quindi niente, se rimane qua loro devono testare di morale, ma credo comunque che lo vanno a superare tranquillamente. Allora loro vengono rimossi e adesso abbiamo il turno della Death Guard. Se riesco a mettere quello per lanciare da di qua sarebbe veramente meraviglioso. Ok, molto bene. Allora, d'accordo, quindi turno della Death Guard, fase di movimento, direi. Facciamo uscire i Poxwalkers, che dite? Allora, io sì, li farei uscire. Si muovono di 4, giusto? Quindi bisognerebbe mandarli. Allora, facciamo uscire i Poxwalkers, quindi facciamoli. Allora, fino a qui è 3. Più un ulteriore pollice è 4, quindi vengono tutti di qua. Ok. Perfetto, e in fase di movimento vorrei provare a far uscire Lord Feltius. Il problema, appunto, è che bisognerebbe farli uscire da dietro il container, appunto, perché più di 9, eh sì. Oddio, forse. Perché allora a 9 è da qua in poi. Sì,
Allora, no, alla fine della fase di movimento schiero Lord Felatius con la Tainted Court a più di 9 da qualsiasi modello nemico e li vado a schierare praticamente qua dietro le linee nemiche. Quindi loro praticamente si teletrasportano dalla loro nave esattamente, precisamente sul campo di battaglia dietro le linee nemiche. Oh, ora abbiamo. Bellissima sta cosa. Allora, fase di movimento terminata. Fase di tiro. Allora, abbiamo. Allora, facciamo subito Lord Felsius che spara con la mietipeste. No, non può sparare, loro però sì. Allora, la Combi Requiem spara a 24. Non vado sempre praticamente perché abbiamo Combi Requiem, due Combi Requiem e una Sparapeste. La Combi Requiem dovrebbe essere questa. Cioè questa qua. No, scusate, il fucile. Perché uno è armato con un ombrello amalfato, uno con la Combi Requiem e l'ascia. Quindi sì, la Combi Requiem è questa qua e quella è Sparapeste. Allora, Sparapeste spara a 9 pollici, credo appunto che dovrebbe esserci. No, perché sono 9 pollici spaccate, quindi nulla. Però gli altri due sì, perché possono sparare a 24 pollici. Sono in cadenza rapida, purtroppo. 24 dovrebbe essere a 12 in cadenza rapida. Vediamo un secondo, magari faccio fuori Calcius di qui. No, però posso sparare. Allora, loro due, ve lo faccio vedere. Loro due sparano in cadenza rapida su di loro, ok? E fanno due attacchi di base, fanno 4 attacchi l'uno appunto perché sono in cadenza rapida. Quindi sono 2, sono 4 per uno e 4 per l'altro per prendere un altro dado. Allora, fanno Deathlord Terminators. Allora sono AB 3 o più, quindi altre o più prendono. Sparo quello che rimaneva. Tutti colpiti fanno. Allora, forza 4, resistenza 4 al 4. Vediamo se hanno qualcosa di particolare. Preferire pari a 6, ok, e no, e niente, quindi al 4 semplicemente, quindi sono questi 4 con VP 0, quindi fanno 4 al 3 e si salvano tutti. Che cosa bellissima, e, però hanno fatto. Poi fase di tiro loro, lui non può sparare. Facciamo direttamente la fase di carica. Allora loro caricano qui sopra, ci provano, direi proprio di no. Non credo che arrivano a caricare così tanto dove ho messo il metro. Eccolo qua. Fatto 4. Oddio, forse sì, forse sì. Sì, ci arrivano, proprio per un pelino pelino. Va uno qui, uno qua e poi tutti gli altri dietro. Ovviamente loro non potevano tirare direzione perché sono già impegnati in combattimento. Quindi loro hanno caricato. Un po' di riuscire a tenere sempre il controllo di questo. Ok. E Lord Felsius. Potrei far provare a caricare Lord F no, vabbè, Lord Felatius, lasciamolo stare che è meglio. E niente, quindi abbiamo il combattimento. Attaccano prima loro, quindi facciamoli fare un bel ammassamento. Dov'è il mitrino piccolo per i 3 pollici? Eccolo qua. Allora, quindi qui facciamoli fare tipo qua. Così, così e così. E poi questi stanno praticamente tutti dietro, in modo da non rompere la coesione. Allora, loro sono
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cosa sono 14? Allora, sono 14, facciamo quindi 7, 7, 7, 7, quindi sono tutti questi, sono 3, 6 e 7. Niente, ovviamente sapete già perfettamente che i boxwalkers sono scarsi, quindi a B5, a C5, a forza 3. Quindi al 5 sono 2, 3, 4, sono 4. Al 5 sicuramente niente, perfetto, che bello. E loro, allora diciamo che loro 3 attaccano lui, loro 2 attaccano loro. E quindi facciamo loro 3, fanno 3, 6 e 9. Al 3, ok. Al 5 poi, per come sono messi di forza tutto quanto, solo uno, che bello veramente. Quindi solo uno e lui farà un bel tiro salvezza del 3 che si salva. E poi loro, me l'ho già detto, attaccano qui. Quindi abbiamo 3 più 1 per il sergente più l'altro che sono 3. Sempre al 3 sono questi. Più River, la resistenza di loro è 3, forza dei River è 4, quindi al 3 sono 2, 4, 5, sono 5 tiri disgustosamente resistente, quindi al 5 sono solo 3 morti che li elimino da qua. Bene, fine. Turno Death Guard, quindi fine secondo round, inizio terzo round con gli Space Marine. Allora, movimento, movimento, movimento. Allora, direi che loro devono andare a fronteggiare loro perché sono pericolosi. Loro non mi fanno paura, no? Qui tutto è tutto bello che è finito. Diciamo una cosa, allora loro possono avanzare di 4, quanto sono di loro? Di 5. Allora, se io a loro rimando avanti di 5, mettiamo il caso, poi ci arrivano a sparare 8. Sì, uno è qua, l'altro che scende viene qui e l'altro viene qui. Lui lo mettiamo mandiamo di qua. Loro potrei farli avanzare, ma anche no, volendo, anzi, li vado un po' a riorganizzare, quindi sì, li muovo, però li muovo in modo da, ma nemmeno, basta fare così tranquillamente. Ok, in modo che sono in cadenza rapida, loro ci sono. Ok, va bene, sono tutti pronti a affrontare Lord Feltius. Allora, quindi tiro, cioè movimento terminato. Facciamo la fase di tiro. Allora, facciamo subito gli aggressor che sparano e si prendono tutti Lord Feltius. Sì, allora sono tutti entro città contro Lord Feltius, quindi saranno 2, 4 e 6. E niente, devo vedere quanti colpi infliggono. Boh. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 è tanto. Sono 10 e poi 11, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10. Allora, forza degli aggressori 4 contro la resistenza del Lord of Contagion è ben 5. No, 5, sì. Niente, quindi 4, 5 al 5, quindi facciamo i primi 10, poi no, sono i primi 11 e poi abbiamo altri 10. Allora, sono 1, 2,
Solo 3 colpiti. Va bene. Non credo che danno VP, non hanno valore di penetrazione, penso, queste armi. No, infatti, quindi lui c'ha un tiro salvezza del 2 o più. Abbastanza easy. Salva alla grande. E niente, poi abbiamo loro, gli intercessor ovviamente sparano, dovrebbero essere tutti in cadenza rapida. Dove sono gli intercessor? Entro 15 la cadenza rapida di loro, ma direi che ci sono tutti quanti ampiamente, quindi faranno 2, 4, 6, 8, 10. Qui sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, e al 3 e poi al 5. Al 3. Allora, con l'1 c'è l'abilità di Calcius, però mi sembra solo gli 1 per colpire e ferire. Possono ripetere i tiri per ferire pari a 1, sì, non per colpire, quindi nulla. E poi al 5. Okay, quindi sono 1 soltanto. 1 se per tiro salvezza del 2, che si salva. A questo punto io proverei a sparargli un colpo sempre al Lord Felsius, che è sgravo, sovraccaricato con gli Hellblaster. Ho sovraccaricato? No. Interessante. Allora, vediamo un secondo. Allora, dunque. No, non sovraccaricato. Vedo se è in cadenza rapida. Direi che c'è tutto. La vita, quindi sono 2 e 4, non sovraccaricato, quindi vado al 3, forza 7, resistenza di lui, resistenza del Lord of Contagion è 5, quindi altri 3 3. Allora, presi VP meno 4, quindi 2, 3, 4, 5, quindi andrebbe a 6. Però a questo punto utilizzo invece del tiro salvezza normale, il tiro in vulnerabilità del 4 o più. Quindi faccio 3 al 4 più. Allora, uno si becca una ferita, quindi la prima ferita del Lord of Contagion. Eccola qua. E niente, allora, loro hanno sparato, loro hanno sparato, loro hanno sparato. Calcius non può sparare perché non arriva. Direi che c'è la fase di carica. Carica dove? Oddio, potrei provare a caricare. Perché dopo tocca a loro, e quello è il problema. Quindi, interessante la cosa. Perché dopo tocca a loro muoversi, quindi. Vabbè, loro provano a caricare sia Lord Feltius che la Tainted Quartz. Proviamoci. Allora, loro tirano direzione, anzi loro, solo la Tainted Quartz tira direzione. Allora, fanno 2 e 2, 4. Sono in gittata. Direi di sì. Quindi fanno, uno fa 4 perché appunto è in cadenza rapida. Quelli con la combi, anzi sono 2, quindi sono 4 e 4. Allora, facciamo il primo con la cadenza rapida. Allora, uno lo prende, due lo prendono, quindi allora, i due con la combi l'hanno presi. Allora, forza 4, resistenza 4 al 4, quindi sono 2 al 4, niente. E poi c'è l'altro con la spada peste che spara, fa D6. Ok, tanto fa 6 attacchi. 6 al. Dunque, pesante, non mi ricordo mai la regola che è pesante, che deve sottrarre 1 se per colpire sta avanzato, se si è mosso. Comunque, sono 6.
al 6 appunto perché tira direzione. Ok, lo prende 1, forza 5, resistenza 4. Ah, l'arma colpisce sempre il bersaglio. Ok, quindi l'ho preso, devo solo ferirlo. Quindi al 3. Ok, ha preso perché aveva forza 5, meno 1 al VP sugli aggressor, quindi loro hanno un tiro salvezza del 2. No, scusate, del 3, vanno al 4. A 4. E niente, si beccano un danno anche lì. Aggressor, che non lo diamo al sergente. E comunque la provano a caricare. 6. La vedo difficile. La vedo difficile che riescano a caricare. Non lo so, non lo so, vediamo. Poi ho caricato entrambi, quindi al massimo se non posso arrivare su entrambi, arrivo solo su Lord Felsius. Arriverei qua. Arrivando qua. Sì, ok, arrivo solo su Lord Feltius perché non posso arrivare sugli altri. Però ci sono arrivato, attenzione. Quindi carica effettuata, altre cariche. Altre cariche direi proprio di no, altre cariche. Cassius provo a caricare qui sopra, magari cerchiamo di prendere il controllo di questa parte. Del tavolo, carica di 7 dovrebbe arrivarci. Dovrebbe arrivarci un accidente. Caro Cassius, ci arrivi? Non lo so. Ah, vediamo. Allora, 3 e qua. 6 e qua. Sì, ci arriva, ci arriva, ci arriva. Quindi Cassius carica i Poxwalkers. Bene. E allora, altre cariche direi nulla. Sì, loro stanno fermi là. Facciamo il combattimento. Allora, facciamo subito gli aggressor che vanno addosso a lui. Ok. E fanno i seguenti attacchi. Allora, fanno due attacchi l'uno, quindi sono 2, 4, 6 più 1, 7 perché c'è il sergente, dunque devo sottrarre uno da tiri per colpire, quindi ad AC non 3 ma 4, quindi sono a questi qua al 4, sono questi 4 al forza per 2, quindi forza C, 8, resistenza di Lord è 5, quindi al 3 colpiscono. Ok, sono soltanto 2 con meno 3 al VP, meno 3 luce a 2, quindi meno 3, 2, 3, 4, 5, quindi salva al 5, però provo a usare il tiro in vulnerabilità che è al 4, quindi uno è salvo, l'altro purtroppo no, e si becca un'altra, no, sono di 3, sono di 3 danni e si becca ben, aiuto, 2 ferite che deve fare quindi 2 tiri disgustosamente resistenti di cui non si salva quindi si becca un'altra ferita e va a 2. Ok, risponde a così. No, che risponde? Sì, Lord, buonanotte. Lieutenant Cassius, appunto, che ha caricato anche lui, attacca. Lui, se non sbaglio, fa 4 attacchi da C2. Lui è molto potente, sì, a C2. Ok, forza, direi altri. Forza 4, resistenza 3 al 3. Sono tutti presi, quindi sarebbero. Fa un danno lui. Sì, fa un danno, quindi sono tipo 4 tiri disgustosamente resistenti e sono altri 4 morti. Quindi sono 1, 2, 3 e 4 che vanno via. Bene. E ora attacchiamo con gli altri. Direi di attaccare subito con lui, che appunto è rimasto. Facciamo questo attacco con il maglio potenziato, quindi al 4. Niente, peccato.
E direi che attaccano loro, ma attaccano io tutti quanti, attaccherei lui perché è pericoloso. Quindi sono tipo 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9. Vabbè, facciamo i primi, facciamone 3 per il momento, e poi ne rimangono altri due da attaccare. Quindi altre, ok, altre va bene, al 5. Una soltanto che salva, vedete, vedete, e ora ne sono altre due, sono 3, sono 6 più 1 perché è il sergente che rimane nell'attacco, sempre al 3, boh, bello questo, e ora al 5 ed è 2 questa volta, eccolo qua. E niente, rimane lì il plug. Lui è l'indissolubile, inamovibile là. E allora, dunque, loro hanno attaccato. Loro hanno attaccato. Lui ha attaccato. Loro hanno attaccato. Lui ha attaccato. Rimangono soltanto loro e il Lord Feltius. Beh, loro a questo punto provano a ammassarsi qui. Anzi no, sì, ammassarsi qui. Questi sono 2, 4, 6, 8, 10. Faccio 5, 5. Al 5 sono 2, 3, 4, 5. Al 5 sono 2. TS del 3. Questo 2? Brutto questo 2, bruttissimo questo 2, ragazzi. Questo 2 non ci voleva, quindi uno si picca una ferita. E poi rimane Lord Feltius, il Lord of Contagion, con la sua mieti peste, appunto. Diciamo che è sempre la mieti peste. Dovrei provarlo a equipaggiare anche con una mieti uomini in una partita, però va bene la mieti peste. Allora, lui fa 4 attacchi a C2, quindi sono 4 ad AC2. Ho fatto un 6 sul colpire, dovrebbe darmi qualche abilità particolare. Sì, fa un attacco extra. Niente, peccato. Quindi sono 4. Ha forza più 2, quindi forza 6, resistenza 5 al 3. Ho fatto anche un altro 6, interessante. Quindi ho fatto 3 con il meno 3 del VP, quindi vanno al 6 se non sbaglio, quindi sono 3 tiri salvezza al 6, manco uno e quindi sono 3 danni. Quindi uno ci schianta, purtroppo. Ok, e uno muore. E niente, direi che fine turno Space Marine, lui fa il tiro del morale, ma non c'è neanche bisogno, perché se fai due è inutile appunto farlo. E ora sta alla Death Guard. E ora è molto interessante. Allora, beh, direi tranquillamente che loro stanno lì, non si muovono. Facciamo la fase di carica, loro caricano loro. Stop. Direi che ci arrivano tranquillamente. È inutile anche stare praticamente a circondarli. E attaccano subito, quindi facciamo subito un turno velocissimo dei Blight Lord Terminators. Allora abbiamo quello che ha la lama fatua, quindi in realtà attaccano in due. Lama fatua e lascia bubbonica. Allora, e l'altro poi vabbè fa un attacco normale, quindi. Allora, la lama fatua fa intanto hanno la C3, quindi 3 sono 2 attacchi ad AC3. Ok,
Uno soltanto. Ok. Ah, lui, siccome ha fatto un tiro per colpire, fa anche un attacco extra, che però peccato non colpisce. Un attimo, che sto controllando. Quindi, forza 4, resistenza 5. Se non sbaglio, sì, al 3. No, al 5, scusate. Non l'ho fatto 1, però posso ripetere i tiri per finire pari a 1. Quindi l'ho preso. Meno 3 al VP, quindi manna al 6, che fallisce e fa un danno. Quindi uno di loro si becca un danno, che è quello là. L'altro che ci lascia fa sempre 2 attacchi al 3 più presi, forza più 1, quindi forza 5, resistenza 5 al 4. Uno lo prende, meno 2 al VP, quindi al 5, che si salva perché ha fatto 6, bello, molto molto interessante. E poi c'è l'altro che fa un attacco normale, però senza VP, senza nulla, perché farà 2 attacchi al 5 e niente, quindi non era destinato. E a questo punto loro attaccano Lord Feltius. Facciamo questi 2 più 2 più 1 per il sergente al 4. Sono 2 con forza 8, resistenza 5 al 3. Ah, sono 2 presi. Meno 3, ma lui va a utilizzare il tiro in vulnerabilità, quindi farà 2 tiri di salvezza al, cioè 2 tiri arma, 2 tiri di salvezza al, al 4. Ok, uno è passato, disgustosamente resistente, che sbaglia e va a 3 ferite. Ok, a questo punto direi che abbiamo facciamo attaccare lui al 4 con il maglio potenziato, come non detto, e attaccano loro, lui, quindi sono 3, facciamo intanto 2 unità, sono 6, sono 2 modelli, sono al 3 al 5. Mica male, sono 3 al 3 e si salva. Poi sono 3, 6, 9 più 1, 10 per i restanti a 3. Allora, sempre al 3. Sempre al 3, a 5, un cazzo, Madonna, cioè i River stanno facendo veramente schifo, cioè dovrebbero essere specializzati nel combattimento corpo a corpo, ma fanno veramente schifo, ma non è che non sto usando qualche abilità particolare, no, non ce l'hanno. No, ma proprio nulla, proprio è così, nulla. Niente, rimangono i Poxwalkers, se non sbaglio, per loro da attaccare. Ah no, anche Lord Feltius, giusto, però poi non c'erano più altro da attaccare, quindi loro fanno 2, 2, 4, 6, 8, 10, quindi fanno 3, 4, 5, tanto fanno tutto quanto al 5, quindi si fa anche abbastanza in fretta. Sono 1, 2, 1 soltanto e uno muore, attenzione, Poxwalker che ha ucciso un river, brutta cosa, brutta 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 cosa. Poi abbiamo Lord Feltius con la sua mitipeste che fa i suoi 4 attacchi, se non sbaglio, sì, 4 attacchi al 3, no al 2, scusate. Allora dovrebbe generare un attacco extra che colpisce
poi forza 6 contro resistenza 5 al 3. Sono 2. 2 al 6, sì, al 6. Sono 3 che ne muore un altro e 3, 6. E attenzione, finalmente dall'inizio della partita c'è la prima unità completamente distrutta, che appunto sono loro. Dunque, secondo le condizioni di vittoria, ottieni un punto vittoria per ogni unità nemica eliminata. No, va bene, ok, a posto, niente. Quindi questo si può anche contare all'ultimo. Io farei un bel ammassamento. Se non sbaglio si chiama ammassamento, no, un'avanzata, non mi ricordo dal regolamento, che tra l'altro non ce l'ho qua nemmeno io, scusate, ma lo prendo perché l'ho rimesso a posto. Perfetto, anche Michele, anche per te, bravissimo. Allora, si chiama aiuto, no, consolidamento, scusate. E consolido, se non sbaglio, posso consolidare verso l'unità nemica più vicina di 3 pollici. Cioè, posso farlo in qualsiasi direzione, però il modello deve determinare il movimento verso l'unità nemica più vicina, che ovviamente sono loro. Quindi io vado a consolidare con tutti loro, quindi con loro. Consolido, consolido, consolido e vado a consolidare. Perfetto. Quindi consolidamento fatto. Fine turno della Death Guard. Qua c'è da fare una fase di morale che si fa subito. 5 più 1, 6, ma dovrebbero avere 7 live, no, 8 più il sergente 9, ok, e niente, quindi fine terzo round, inizio quarto, penultimo round, attenzione, e cominciano sempre gli Space Marine, che sono un po' in difficoltà. Allora, facciamo la fase di movimento. Porca miseria. Vabbè, lui va fino qui e poi li caricherà, perché comunque devono avere assolutamente bisogno di una mano. Loro possono stare qua, tanto spareranno lì. Loro stanno lì. E li andrei a muovere, però io. E li andrei a muovere di 3 e 3, 6. Quindi posso anche farlo così. No, ma stanno qui, ma che se ne frega. Ok, fase di movimento terminata. Fase di tiro. Allora, loro due sparano col fucile potenziato su lui, quindi fucile potenziato, quindi fanno, questo va comunque le regole per il fucile sovraccaricato potenziato, sparano quindi 4 colpi ad AB3, quindi sono 2, 2, 4 ad AB3, meno male che non ho ottenuto un 1, quindi colpiscono 2 volte. Forza 7, resistenza 5, no, forza 8, resistenza 5 al 3. Colpiscono tutti e due. Allora, colpiscono tutti e due, meno 4 VP, ovviamente lui andrà a utilizzare il tiro in vulnerabilità, quindi farà due tiri in vulnerabilità al 4. Uno lo salva, l'altro deve fare un tiro disgustosamente resistente che però sbaglia. E sono ben 2 danni, quindi sono a 5 ferite, non so quanto ferite può avere il Lord Felthius. Ne ha 6, attenzione, ne rimane una. Ottimo lavoro però di Hellblaster, bravissimi. E poi gli altri aprono il fuoco su di loro, che sono quindi 2, 4, 6, 8, 10. Sono 2, 4, 6, 8, 10. Partita molto molto interessante. Altro. Peccato che è veramente uno schifo. Allora, loro contano di resistenza 5, quindi si è sempre al 5. L'abilità di Cassius era intro
entro 6 pollici. Non siamo mai entro 6 pollici da Calcius, ma nemmeno morti. Quindi niente, questo non ha colpito. Sono 3 TS del 2, che ovviamente vengono salvati. Quindi nulla. E altri tiri non ce n'è, perché giusto, loro sono... No, loro, che cavolo dico? Loro sparano qui sopra. Idiota che non ci abbiamo pensato che loro potevano avere la pistola e con la pistola è possibile sparare. Sono quindi 5 al 3. Sono un idiota io, sono tutti quanti colpiti la pistola comunque è debolina. Forza 4, resistenza 5 al 5. Ripetono grazie a Cassius. E niente, quindi sono manco mezzo, ok. E niente. Facciamo la fase di carica. Allora, lui carica qui sopra. Potrà anche non tirare, tanto che se fa 3 ci arriva. Loro caricano. Loro non caricano da nessuna parte. Questi fanno male. Questi fanno malissimo. Loro non caricano. No, non caricano loro. Carica e basta. Attacca il Cassius. Si poteva anche muoverli, idiota. Va bene, quindi al 2 sono tutti quanti presi. Al 3 o al 2 comunque. L'1 lo ripeto per la sua abilità. Ok, sono 4 tiri salvezza del tiri, 5 comunque. Io non ho parole. Poi ovviamente rispondono loro. Lui attacca qui sopra, facciamo subito lui, così almeno siamo più tranquilli. Preso. Al forza del coso, aiuto, a maglio, forza per 2, quindi forza 8 al 2, presi, con il maglio potenziato, meno 3, quindi hanno un TS del 6, che ovviamente riferisce, quindi sono di 3 di danni. Allora, il primo... Fa 1 e 3, quindi un altro muore. Poi, dunque, lui ha attaccato. Lui ha attaccato perché ha caricato. Lui ha attaccato, dobbiamo attaccare noi. Loro su di lui. Magari provano a farlo fuori. Sono 3, 6, 9, più 1, 10 per il sergente. Quindi magari riusciamo a far qualcosa. Io sinceramente lo spero. Allora, al 3 comunque, allora, al 3, ok, sono al 5, sono 2, basta un altro se non riesce a pararsi. Attenzione, tiro il disco, costosamente resistente, e muore, attenzione, quindi, dopo esattamente al quarto round di battaglia, finalmente i Plague Marines sono stati completamente distrutti, e è inutile che si vanno a consolidare perché comunque sono sempre in combattimento, non possono. E fine combattimento, no, ci sono loro 2, 4, 6. Allora, 3 attaccano di qua, gli altri 2 da Acassius. Allora, qui sono 6, quindi sono al 5, al 5, niente. E i 2 che sono dietro, che attaccano Acassius, sono sempre al 5. Uno sicuramente sarà al 5. Però hanno fatto 6, quindi l'hanno colpito. TS del 3 ha fatto 6, quindi niente, salvo. Facciamo il morale. Direi che se rimane là, aiuto. E niente, quindi fine turno degli Space Marine, inizio turno Death Guard. E qua ora si ride. Qua ora si ride, ride veramente. Allora, fase di movimento. Fase di tiro, loro sparano lì sopra. Allora facciamo subito i 2 con la combi Requiem. No, quello con la combi Requiem, che... No, scusate, sono i 2 quelli con la combi Requiem. Cadenza rapida per 2, quindi sono 2... Sono 4 per ognuno di loro, quindi sono 8. Quindi facciamo anche questo dado piccino per l'ottavo dado. Allora sono 3 o più di AB. Sono questi. Questo lo sostituisco, ho fatto 6, succede qualcosa con 6.
No, sono nella fase di combattimento. Sono nella fase di combattimento, quindi non niente. Quindi sono questi a forza 4, resistenza 4 a 4. Ok, sono 3 VP 0, quindi sono 3 disgustosamente resistenti. Ok, uno peccato che no, non ha passato, quindi si becca una ferita. Quindi uno di loro ha una ferita. E poi spara quello con la sparapeste. È di tipo pesante. È di tipo pesante. Lui si è mosso in effetti, però nel turno precedente si è mosso. No, nel turno ancora precedente, quindi nel nuovo round non si è mosso. È stato là, quindi non sottrae uno, fa questi D6 di attacchi. Sono ben 5. Con abitre o più sono 2 al forse 5 resistenza 4 al 3. Posso ripetere gli uni? A parte soltanto perché ho fatto 5 tiri per colpire, perché appunto la regola dice che quest'arma colpisce sempre il bersaglio, non tirare, quindi sono 5 che devono andare a ferire, quindi sono 5 forza 5 resistenza 4. Ripeto, fortunatamente gli uni con la regola sono questo 1, 2, 3, 4, 5. Sì, sono tutte 5. 5 con il meno 1 VP, quindi al 4. E al 4 e sono 3 ferite, fa un danno all'1, quindi sono e uno comunque muore. Ok, e poi abbiamo, no, gli altri l'hanno fatto, niente, poi avremo anche Lord of Contagion, Lord Feathius in questa campagna, che non può sparare, quindi direi che c'è la fase della carica. Direi che loro caricano di sopra, loro tirano in direzione, fanno 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, che colpiscono al 6, manco uno, che bello, bravissimi ragazzi, così vi voglio, e loro caricano. Oh cazzo, non ci voglio credere. Scusate, però devo verificare, ma non ci arriveranno mai. A parte sì, che cacchio dico, di due vanno qua e sono a un pollice. Sì, proprio pelo pelo, pelo pelo, proprio non so nemmeno io come hanno fatto. E anche lui prova a caricare, tanto ormai è lì, fa 6. Allora, 6 ci arriva da qualche parte, mi sa di no. No, quindi lui non carica, e sta là. Allora, facciamo subito loro un combattimento. Facciamo. Oh, madonna mia. Allora, facciamo quello con. Molto, molto, molto meglio quello qua. Allora, facciamo quello con la lama fatua. Fa 2 attacchi al 3, solo 1. Ha forza 4, resistenza 4 al 4. Preso. E meno 3 VP, quindi al 6, che ovviamente scazza, e quindi gli fa una ferita, e quindi un altro si becca una ferita. L'altro che ci lascia fa sempre 2 attacchi ad AC3, che bello, però io non ho usato le abilità qua. Allora, ogni volta che viene effettuato, che questo unità effettua un tiro per ferire, per se no, è un tiro per colpire, fa un attacco extra, che non vanno a generare altri attacchi extra, quindi sono 3 colpiti al più 1 di forza, quindi al 5 al 3. Ok, quindi sono 3 presi, con il meno 2, quindi sono al 5. Si fa altri 3 danni, quindi questo muore e sono 2 morti. E
Eccolo là. E è una strage, ragazzi. Cioè, un combattimento che poi, tra l'altro, questo combattimento va a influenzare la prossima missione che andremo poi a fare la prossima settimana. Quindi, rispondono loro, ovviamente. Comunque, provano a fare qualcosa di. Sono 2, 4, 6 più 1, 7. Sono 3, 6 e 7 ad AC. 3, che bello sono questi. Sicuramente sarà al 5, sì, al 5 hanno resistenza 5 loro, però ho fatto veramente 3, 6 veramente spettacolari. Il problema è che hanno un tiro salvezza del 2, però uno lo sbaglia. Uno lo sbaglia e fa un tiro disgustosamente resistente, che sbaglia anche quello, quindi si becca una ferita. Quindi lui si prende una ferita. Facciamo questo con il combi requiem, vai. E poi basta perché hanno praticamente attaccato tutti. Facciamo il tiro di morale là, comincia un po' a essere un po' brutto. Soprattutto se si fa 6, 6 più 2, 6, 7, 8. La intercessor ha 8 pali di disciplina con il sergente 9, quindi non succede nulla e loro fortunatamente rimangono là. E quindi fine del combattimento, fine quarto round, c'è da iniziare l'ultimo round, ragazzi, il quinto round di battaglia. E cominciano ovviamente gli Space Marine. Allora, loro tirano non sovraccaricato però su lui. Movimento ovviamente direi nulla. Facciamo scappare. No, li facciamo tenere là. Allora, loro due tanto controllano questo obiettivo. Allora, loro movimento nulla. Fase di tiro. Loro sparano con un tiro non sovraccaricato su Lord of Contagion. Quindi fanno due attacchi l'uno. Perché sono in cadenza rapida, a forza 7. Intanto abbiamo C al 3, quindi al 3 lo prendiamo. Sono 2, però potrebbe bastare. Forza 7, resistenza 5, se non sbaglio, di lui. Sì, quindi al 3 lo prendiamo, bellissimo. E abbiamo un bel meno 4 al VP. E lui utilizzerà sicuramente un tiro disgustosamente resistente. No, il tiro vulnerabilità K4. Che uno lo prende e uno lo sbaglia, quindi dovrà fare un danno, quindi fa un tiro disgustosamente resistente che sbaglia e quindi va a 6. E essendo che il nostro Lord of Contagion può tenere sulle sue ferite, è morto. Questa è stata una bella ribaltone comunque, ragazzi. Questo è stato veramente un'ottima bella partita, veramente ribaltata nei peggio modi. E quindi Lord of Contagion è morto. Loro sparano di sopra con una pistola. Se non sbaglio, l'intercessor dovrebbero avere tutti quanti una pistola. Sì, quindi faranno i tre attacchi da C3. Quindi fanno tre attacchi a C3, forza 4, resistenza 5 al 5. Uno lo prende, al 2 si salva, niente. Loro uguale sparano con la pistola qua sopra. Quindi sono 3. Anzi, facciamo anche Cassius che è lì 4. Quindi al 3 e poi al 3. Ripeto. Quindi sono 2. Tiri di discussione resistenti. Interessante, ne muore un altro. Allora, eccoci qua. Niente, no, scusate che appunto che avevo la memoria piena della videocamera, l'ho liberata, ma comunque siamo alle battute finali ormai. Dunque, nel combattimento, oddio, non mi ricordo più cosa che stavo facendo. Sì, loro hanno perso uno, me lo ricordo. Loro hanno attaccato, ne è morto uno, se non sbaglio. E quindi direi che la fase del combattimento, quindi di questo round, è terminata. Passiamo alla Death Guard, che
si distacca, diciamo, da qui, quindi ripiega, loro si muovono di ben 4 solo. 4 è interessante, quindi rimando qui. Ok. E si distaccano anche loro, ma 4 sarà difficile. Anzi, riuscire a fare qualcosa. Sì, in modo da stare abbastanza distanti da lui. Allora, e niente, loro hanno ripiegato, non possono tirare, non possono sparare. E quindi direi che il round di la Death Guard si conclude qua. E niente. Fine, basta, ultimo round appunto terminato. Se non sbaglio, il ripiegamento non comporta niente di particolare, cioè è possibile farlo in qualsiasi momento, basta. Sì, esatto. Niente, hanno ripiegato, allora andiamo al conteggio. Qui, saputo che la partita si è conclusa, andiamo al conteggio dei punti vittoria. Allora, vediamo un po' come si sono comportati i nostri ragazzi. Allora, ottenere due punti vittoria per ogni container che controlli. Per controllare un container deve avere più modelli dell'avversario entro 3 pollici da esso alla fine della partita. Allora, intanto diciamo che questo, diciamo intanto che, devo trovare un attimo la posizione giusta, ok. Allora, questo container è controllato dalla Death Guard, quindi loro ottengono 2 punti vittoria. Loro, mi sa che controllano anche questo container, appunto perché Cassius, vedete, è lontano. Loro invece sono entro 3 pollici, quindi controllano anche quel container, e quindi prendono altri 2 punti e vanno a 4 punti. E va bene. Loro controllano solo questo container, quindi gli Space Marine prendono solo 2 punti. Quindi siamo per ora 2 punti in più per la Death Guard. E basta. Poi ottiene un punto vittoria per un'unità nemica eliminata. Allora, loro hanno eliminato soltanto gli Plague Marines, quindi loro fanno un punto in più, vanno a 3. E anche loro hanno eliminato soltanto i 3 aggressor, quindi anche la Death Guard prende un punticino in più. Comunque siamo sempre 2 punti di vantaggio per la Death Guard. Poi ottieni 2 punti vittoria per ogni personaggio nemico eliminato. Cassius, vediamo perfettamente che è ancora vivo, però è morto il Lord Feltius, il Lord of Contagion è morto, quindi gli Space Marine prendono 2 punti e vanno, bellissima cosa, a pari punti. E niente, quindi sarebbero a pari punti. Che bello, bisognerebbe giocare ancora un altro turno in teoria, perché non potrebbe finire così in parità. Quindi facciamo un altro turno, semplicemente facciamo un altro turno. Credo che comunque andrebbero a vincere secondo me gli Space Marine, perché di solito quando sei in pareggio ovviamente le partite non possono finire in parità, perché ovviamente bisogna vedere chi è che vince la partita. Di solito quando è una cosa del genere si fa un altro turno appunto per vedere come ci si muove. Quindi facciamo il sesto e ultimo turno, quindi sesto round extra, partendo dagli Space Marine. Allora, diciamo che lui beh, qua è semplice. Allora, siccome lui è morto, ok? E poi facciamo. Allora, lui avanza di 11 di tantissimo. E a questo punto io lo manderei esattamente qua sopra, in modo da tenere il controllo. Che per ora non lo tiene il controllo perché loro sono a parità. Loro vengono qui, ok? E loro
anche loro diciamo che vengono qui così. Anzi, no, anche loro avanzano. L'unico modo adesso per andare a vincere per gli Space Marine è quello di prendere il controllo, li faccio anche avanzare 7. Ok, e loro stanno qua. Fine movimento. Facciamo la fase di tiro. Beh, loro sparano lì sopra, ovviamente. Quindi sono in cadenza rapida, quindi sono 4 attacchi l'uno, se non sbaglio, se non dico un po' una cavolata. Il blaster sono. No, sono 1 all'1, quindi non sparano sovraccaricato, quindi sono 2 e 2, 4 ad AC3. Ok, sono due soltanto, a forza 7, resistenza 5 se non sbaglio. Sì, quindi altri. Ok, niente, peccato. Loro hanno. No, loro non sono avanzati, quindi loro, tranne lui. Allora, facciamo un'altra cosa. Loro due sparano qui sopra con il Requiem e lui spara qua. Allora, facciamo loro due con il Requiem, quindi facciamo 4 al 3. E poi al 5 sono due tiri salvezza del 2, uno lo sbaglia e sbaglia anche il tiro disgustosamente resistente e uno, attenzione, muore. Ok, e questo muore. Bene, l'altro spara di sopra, è sempre in cadenza rapida, quindi al 3 solo uno disgustosamente resistente che sbaglia, un altro ci saluta. Bene, abbiamo loro tre che sparano qui sopra, anche lui che spara qui, quindi sarebbero 4. Faccio un attacco tutto insieme, non importa. Anzi, no, facciamo prima di perdere, voglio vedere chi è che li sconfigge, se lui o loro, ma che se ne frega. Bene, così non è importante, anche perché sono tre modelli, quindi non li batti fuori con un. Li uccidi tutti con un solo colpo di pistola. Ripeto, per l'abilità di Cassius sono tutti quanti. Altre. No, scusate, non ripeto per l'abilità di Cassius perché era sul tiro per ferire. Comunque sono tre morti e tre tiri di risolutamente resistente, di cui due muoiono. Bene. Fase di tiro terminata, facciamo la fase di carica. Beh, loro caricano lì sopra, ovviamente. Neanche 6. Ci arriva. Anzi, ci arrivano, diciamo. E poi attaccano. Sono 3, 6, 9 e 1, 10. Al 3, ovviamente, tutti. Che devasto. Al 3, ovviamente. Posso ripetere questo per Calcius. Ok. No, questo era. Beh, è uguale. Sono comunque 3, 6, sono 7. Cosa che non ce la farà mai, da fare 7 tiri disgustosamente resistenti al 5. Infatti, uno muore. Quindi, fine. Turno Space Marine, inizio turno Death Guard. Deve fare, scusate, prima di terminare il turno, deve fare un tiro di morale. Che stanno lì tranquillamente. Però, giusto, loro fanno un consolidamento verso di loro. E lui si muove di qui. E lui si muove. Basta consolidamento e loro sparano lì sopra. Allora facciamo prima quello con. Vabbè, sono tutte e due armi uguali, quindi hanno il combi Requiem. Facciamo 4 e 4, 8 al 3. Sono 2, 3, 4, 5 al forza 4, resistenza 4 al 4. Sono tutti quanti presi, quindi 4 TS,
No, 5DS al tu ti salvi e probabilmente loro provano a caricare. Qua. Allora caricano, loro tirano di reazione, sono 4, 3 che tirano in cadenza rapida, quindi sono 2, 2 e 2. Ok, quindi al 6 manco uno, che bello. E direi che ci arrivano. Iha. Ok. E, no, io avevo ucciso lui. Ho sbagliato. Era lui quello che. Cioè, era lui quello che avevo ucciso, quello con la sparapestole. Erano rimasti in vita questi con la lama e l'ascia. E attaccano. Quindi facciamo quello con la lama che fa due attacchi ad AC3. Preso. Forza del modello che è 4, resistenza 4 al 4, uno lo prende, VP-3, quindi salva al 6, che non salva e gli fa un danno, quindi uno muore, ok, purtroppo, perché aveva una ferita. E l'altro che già lascia gli fa sempre due attacchi da C3, preso, forza più 1, quindi forza 5, resistenza al 3, solo uno. Meno 2 al tiro salvezza, quindi al 5. È un danno. Ok. Ovviamente rispondono loro due. Sono 2 e 2, 4. Più il sergente, mi sa che l'ho ucciso. Ho paura. Non vedo se sì, il sergente è morto. Stupidamente ho rimosso il sergente invece di rimuovere un modello. Ma vabbè, poco importa, sono 4. Al 3 contro forza 4, resistenza 5 al 5 e niente, quindi test di morale 6 più 1, 7, loro hanno 8, quindi rimangono sempre lì. E direi che adesso la partita è veramente conclusa, abbiamo finito il round extra, eravamo a 5 punti pari, però. Allora, l'unità di Poxwalkers è morta, quindi gli Space Marine prendono un punto extra, quindi vanno a 6, ok? E hanno preso anche il controllo di questo container, appunto perché appunto già c'è solo Calcius. Qua in parità, ok? Quindi loro non controllano più questo container perché ovviamente sono due modelli, due modelli. C'è però questo in totale, guardate un po'. Questo hanno il controllo di Space Marine perché c'è un modello semplicemente entro 3 pollici proprio, quindi loro controllano sia questo che questo modello qua. Quindi loro prendono 2, 2, 4, prendono 4 punti e vanno a 10 punti vittoria e niente, quindi direi che la partita è conclusa. È stata una bellissima partita con un'incredibile rimonta. Pensavo che avrebbero perso di nuovo gli Space Marine, però piano piano sono riusciti a vincere, prendendo il controllo come volevano. Volevo fare io comunque alla fine, ovviamente giocando dalla parte degli Space Marine, di quel controllo, quindi di controllare questa zona. E questo video ho detto, vabbè, che se questo lo perdiamo comunque prendiamo anche il controllo di quello. Invece alla fine hanno preso anche il controllo di questo perché appunto c'è un singolo modello entro 3 pollici da questo container, perché altrimenti se non c'era, ok, mettiamo il caso che non c'era, ok, ipotizziamo che non c'era, loro erano pari, quindi loro eravamo a 5 punti pari, ok, avevano preso un punto in più per aver eliminato i Poxwalkers. Qua non era di nessuno, quindi loro non avevano i 2 punti aggiuntivi perché non li controllavano, quindi erano a 3, quindi erano già 3 punti indietro e quindi comunque avrebbero vinto comunque gli Space Marine. Comunque, bellissima, bellissima partita. Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere la seconda missione di Warhammer 40.000 Conquest, seconda missione che in base al vincitore della partita andrà a influenzare la missione successiva che è la missione numero
Warrior 3, quindi giocheremo la seconda missione, segnerò chi sarà il vincitore e poi quando vedremo la prossima settimana la terza missione andrò a dirvi giustamente, allora, essendo che ha vinto questa fazione, avrà questo vantaggio. E parecchie missioni saranno così, non tutte, ci sono alcuni fascicoli che hanno una singola missione, una sola missione che non va a influenzare nessun'altra missione successiva, ovviamente, dello stesso fascicolo o di quelli successivi. E niente, che dire, direi di andare subito, immediatamente, a vedere la preparazione della partita e poi andare a vedere la partita in sé.